Buongiorno e benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo, perché partiamo, sindaco venga qui sotto con noi, partiamo per quanto riguarda il discorso legato al lavoro degli ospedali. La dichiarazione pesante del procuratore Gratteri ieri ha dichiarato praticamente alla 7 che non abbiamo bisogno di tende, di spettacolarizzare con i militari spendendo altri soldi, quando abbiamo, malgrado il maltempo, oggi siamo ad Acri, in provincia di Cosenza, vedete qui in questo momento stanno venendo anche i tamponi di fronte alle difficoltà che ci sono in tutta la Calabria. Cosa faremo? Parte la richiesta e parte direttamente con un'informazione diretta sul campo, faremo vedere le difficoltà che ci sono, ma faremo vedere il grande potenziale dei 18 ospedali che noi gireremo tutti per confrontarci con i sindaci, con la popolazione e con quello che è la vergogna di questo governo, che non vuole aprire gli ospedali, con una sanità al disastro, con l'ultimo rifiuto di Gaudio. Qui abbiamo il sindaco di Acri. Buongiorno sindaco, allora buongiorno, il commento suo. Allora guardi, io sono, come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, sono assolutamente d'accordo su quanto affermato al procuratore Gratteri. Io ritengo che la scelta di realizzare ospedali da campo sia una scelta assolutamente aberrante, proprio in considerazione del fatto che, considerato lo stato di emergenza perenne che abbiamo in Calabria dal punto di vista sanitario, gli ospedali da tenda, mi permetto di dire, si realizzano laddove non esiste sanità, quindi nei paesi del terzo mondo. Quindi cioè stanno... perché questa cosa delle tende ti ha dato un po' l'idea, quindi... che ha detto anche lo stesso Gratteri, non siamo in Africa, assolutamente, ma siamo sì, in una realtà dove molti hanno delle responsabilità che pagheranno, immagino. Ma credo di sì, le responsabilità sono bipartisan, sia da parte della classe politica che ci ha amministrato, dico, negli ultimi 30 anni, da circa 11 anni c'è una corresponsabilità da parte del governo perché la sanità è commissariata. Pensare di realizzare ospedali da tenda quando ci sono strutture non dismesse come questa, e quanti posti ha Acri? Siamo in provincia, allora, di Cosenza. Acri, quanti abitanti fa? Acri fa 20.253 abitanti. Interland, copertura dell'ospedale, ha un bacino di circa 60.000 abitanti. Perché, 60.000 abitanti, perché, signori? Perché serve anche i comuni vicini, da Luzzi, da Bisignano, i comuni albanesi. È uno dei pochi ospedali, fra le altre cose, che è agibile e ha una diagnostica che verificheremo, vedremo, ha un attacco, una risonanza magnetica, ha dei reparti che sono vuoti, che basterebbero. Quindi perché i militari? Perché le tende? Perché spettacolarizzare ancora sulla nostra pelle? Non riesco assolutamente a capire quali ragioni ci siano per poter giustificare una scelta di questo tipo. Bene signori, grazie sindaco. Un attimo, noi facciamo vedere nel frattempo la gente che sta aspettando, vedete, di fare il tampone, sono tutti fermi qui. Facciamo vedere anche queste immagini per dare l'idea a chi ci sta seguendo in Italia e all'estero come funziona. Sono in fila tranquillamente, sindaco? Sì, in fila, i tamponi vengono effettuati, abbiamo la tenda triage che, fra le altre cose, abbiamo sollecitato, perché inizialmente si erano dimenticati anche di installarla ad Acri, quasi come se l'ospedale di Acri non esistesse. Addirittura? Sì, tempo fa, quindi abbiamo il personale. Buongiorno! Abbiamo il personale, abbiamo l'USCA, che è appunto l'unità che si occupa di effettuare i tamponi. Scusate che facciamo un attimo un ingresso veloce per far vedere come sono operativi tutti quanti, grazie. E mantenendo sempre le distanze dovute, vedete come gli operatori in questo momento stanno lavorando, quindi siete operativi, sindaco? Assolutamente sì, noi facciamo in media una volta a settimana all'incirca 100-120 tamponi ogni settimana. Il problema poi non è tanto fare il tampone, il problema è la lavorazione dei tamponi. Certo, perché in questo momento stanno processando 3.000 tamponi da Catanzaro a Bari, in questo momento siamo ridotti che devono andare a Bari a processare i tamponi, con le attese lunghissime per le persone che stanno vivendo un grande disagio.
Tengo un attimo gentilmente sindaco, noi a questo punto con i tanti amici che ci seguono da tutta Italia e all'estero, qui siamo operativi. Non è il terzo mondo, è la Calabria, fa parte dell'Italia e coloro che intendono spettacolarizzare sulla nostra pelle questa situazione, non c'è trippa per gatti, come dice Gratteri, smettetela di giocare a spettacolarizzare, a giocare ai soldatini con l'esercito che dovrebbe darci una mano. Parte l'inchiesta di articolo 21 con tutti i 18 ospedali che noi visiteremo per dare voce ai tanti amici che ci seguono e che rispettano questo territorio. Onore alla Calabria, ai calabresi, a quelli che sono in prima linea, sindaco. Assolutamente sì, noi siamo in prima linea, molto spesso, intanto nessuno di noi, credo, nessun collega sindaco, domani andremo a Roma e si sarebbe mai aspettato di poter gestire una situazione di questo tipo. Bene. Adesso lo racconteremo ad articolo 21, perfetto. Lo racconteremo ad articolo 21, amici, perché praticamente siamo oggi qui ad Acri, provincia di Cosenza, un'anticipazione per quello che vedrete dal 23 novembre, il racconto degli ospedali, il racconto del nostro territorio in presa diretta. Le immagini, le testimonianze parleranno da sole.